feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love, didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love, didn't know I was lost. The others, they don't like us. Yeah. I know. Why? Carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. This time I was finding myself, and I didn't know I was lost. 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 I didn't know. I didn't know. Get up, pack your things. Where are we going? Somewhere we belong. Va. Ci hai aperto? Grazie al cielo ci ha aperto, oh, perché ma... anche a sto giro. Per un attimo avete visto il quadrato Avisi. YouTube. Avisi. Come prima. Avisi. No, Avisi è brutto. No, è brutto, non si dice Avisi. Oh, buonasera. Buonasera. Benvenuti a questa ennesima puntata. Mi piacerebbe dire sinceramente la puntata numero... Ma sì, buona. Come buona, chi se lo ricorda? Preso, non se lo ricorda, ma in tutte le trasmissioni serie ti dice questa. Ora la prossima alla 25esima puntata, sì? Conti dal calendario che abbiamo dato a Daniele, io la Hiccate, conti tutti i giovedì che abbiamo fatto e ci la dice prossima che volta siamo. Lo faccio a casa, no, lo fai qui. Ora no, adesso in diretta così. Buonasera, correva l'anno, salutiamo Daniele Bronzi in regia che avete visto due minuti fa. Sì, ciao Daniele, ah, non era c'ho da prendere la mano ancora. Non era. Ma diciamo anche che lui ci ha suggerito l'anno. È la vero, settimana è scorsa. Vero. Ma perché? Perché nel 2013 è nata la fantastica radio su cui ci state ascoltando, florenceinternationalradio.com. Vi ricordiamo che ci potete seguire anche sul canale YouTube, così potete vedere me che barcollo. E mio babbo che sta seduto con questo charme che lo contraddistingue. Grazie. E poi che volevamo dire? Niente. Finita la benzina? Ha finito la benzina. Allora, mio babbo mi prende in giro soltanto perché io mi sono fatto uno spritz take away
in questa zona gialla che mi piaceva tanto, e quindi sono un po' allegra, va bene? Speriamo non che tu non smaltisca troppo presto, perché sennò addio. Tanto sono allegra sempre, cosa cambia? Quindi con chi abbiamo incominciato? Con Avisi, sì. Un album del 2013, pubblicato a giugno esattamente del 2013, è una delle canzoni che è stata una hit dell'estate, addirittura è stato definito uno dei brani più ascoltati, più piacioni, si può dire, no? Non lo so, un più piaciuti, no, ma lo sai che scherzo. Un brano piaciuto anche, piaciuto, se vuoi dire qualche altra cazzata, vai. Insomma, uno dei brani, una delle hit del 2013. E devo dire che si conferma anche stasera, riascoltandola come tale. Assolutamente sì. E tra l'altro la domanda di oggi l'abbiamo fatta proprio su Avisi, no? Avisi. Abbiamo chiesto perché lui si chiama così. Uno dice, no, chissà cosa gli è venuto in mente, perché l'ha voluto, si è voluto dare questo, come si chiama? Questo pseudonimo. Siamo questo scarsi, pseudonimo. No, no, come ci sono termini. Tutta. No, ma e, in realtà il nostro amico Tim, perché non mi ricordo già più come si chiama di cognome, anche se me l'hanno detto, ma il nostro migliore amico Tim, e forse la prossima volta lo invitiamo. Ci abbiamo una consulenza. Dalla regia mi dicono Bergling, Tim Bergling si chiama Avisi soltanto perché su MySpace l'unico nome disponibile era Avisi e quindi lui si è chiamato così. Rendiamoci un po' conto noi. Comunque ovviamente non azzeccavo nessuno, perché mi sa che fa delle domande troppo difficili, esatto. Forse devo abbassare un pochino il falle sulla il famiglia livello. Dei cantanti magari. Sulla forse famiglia. Sanno di più, sì. Quanti figli hanno avuto? Ah, tipo i gossip, Attina, dici? Tipo i gossip. Sì. Ora provo, via, la prossima volta proverò un gossip. E tra l'altro, cosa ti dicevo anche prima, che è una figata, che il suo primo DJ set, che è stato nel 2000, ah, quello con non mi ricordo se nel 2008 o nel 2010, l'ho letto oggi comunque. Si ricorda una mazza. Cioè, non mi ricordo niente. Che fa, t'alzi? Un attimo. Ti senti in diritto perché io sono in piedi. Era solo per tranquillirmi le gambe. E che al suo primo DJ set c'erano soltanto tre persone. Ragazzi, tre persone. È un DJ set di Avisi. Che la gente ora paga fior fior di quattrini. Ma bisogna vedere se era abbastanza conosciuto. Eh no, all'epoca no. Dopo, allora, dagli tempo un attimino. Allora. Santo Signore dell'Universo, il primo DJ set che ha fatto. Vabbè, tre persone non sono male. Comunque dai, io andrei un pochino avanti. Prima voglio dire subito che ci potete chiamare. Lo so che non lo farete, ma ci potete chiamare. Sì, allo 055-2477-985. Tutti come sempre, tranne quelli delle pubblicità, per proporci l'anno per giovedì prossimo, visto che Daniele ormai ce l'ha proposto per oggi, quindi non ce lo potrà e comunque riporre. Daniele, se ci vuoi raccontare qualcosa, noi è siamo vero, Dani, dici disponibili qualcosa ad ascoltare della nascita tutto, della radio. Ma la nascita della radio, era già qualche tempo, soprattutto c'era un mio amico che mi spronava, dice, ma perché non facciamo la radio qua sotto sopra? Io vengo da quel settore, cioè, sono stato dentro 26 anni, però ho detto, punto primo, quanto costa? È fondamentale. E invece poi ho trovato all'epoca una piattaforma che era Radionomi, che era gratuita, anche se ci obbligava a mandare ogni mezz'ora la fascia pubblicitaria. Quella che ora abbiamo boicottato, che vero? Esatto. Che bello. Gioia. Ma vuol dire che siamo diventati ricchi improvvisamente? No, semplicemente che no. La vecchia piattaforma è passata a pagamento e costa uno stonfo. Un sacco di soldi, è vero. Quest'altra piattaforma è sempre la stessa lingua, perché una era belga, la vecchia Radionomi, e questa è francese. Però si spende il QB quanto basta e ci fanno andare in onda belli tranquilli, con una qualità superiore oltretutto. Che bella cosa. Insomma, perciò insomma... Non è rimasta un'idea, ma è diventata realtà. No, mi sono messo lì, ho studiato come funzionava tutto, perché passare dal sistema che ho usato io in radio e in televisione, che era il buon vecchio analogico, al digitale, insomma ti cambia tutto. Certo. E quindi tutto sommato oggi cosa puoi dire? Che sei un uomo? In che senso? No, che sei un uomo lo sappiamo. Happy! Bravo, bravo, bravo! Grande. Ma Daniele, non c'è una perspicacia. Io non c'ero arrivata mai nella vita, allora, proprio. E questo è stato lo scritto. Ma zero! Grandissimi. Guarda, di questa qua c'è il video fatto nel vecchio studio di Via Latini con me,
con Sandro Cicali che salutiamo e col buon Pierpaolo che era quello che mi fai la raccolta, lo posso vedere, lo sai, c'è la voce, sì sì, sì, c'è un po' come Ignazio su YouTube, c'è quel lo video, andrò a vedere assolutamente compromettente. Ma quindi vabbè, ti dico prima qualcosa o ce la spari subito? No, sparacela, hai lanciato questo sparacela perché... sparello? Spara, vai, sentiamocela, vai, si parla dopo. Yeah, arriva. Per la 57esima volta, perché cosa ho fatto? Perché mi guardi male, fammi finire di parlare. Vai. Perché Pharrell Williams, l'autore di questa canzone, sì. Happy, in questa canzone lo dice 56 volte, quindi io l'ho detto per la 57esima. Ridagnene con questi testi anche giovedì, perché volevo questo. Che la cantassi italiano, e fammi vedere, me canta, la fa vedere se ora ce la fai. No, non la cantare, no. Perché dopo sono felice, batti le mani se ti perché sembra di no, dopo martedì, no. Una stanza tendiamo un velo pietoso. Ma che dice? Perché sono felice, dice. Sì, ecco, ma dice, batti le mani se ti sembra di essere in una stanza senza un tetto. Perché sono felice? Batti le mani se ti senti che la felicità sia la verità.
Perché sono felice? Ma è meglio non leggere le parole. Infatti, ma perché tutte le volte devi scaricare questi testi? Perché mi piace capire, vedere cosa dicono. Comunque, insomma, non so se lo sapevi, ma Happy è stata la colonna sonora di Cattivissimo Me 2. In realtà io questa cosa non me la ricordavo assolutamente, eppure Cattivissimo Me 2 l'ho visto. Non te la ricordo. Però secondo me era molto più bellino il primo, per cui lui comunque aveva fatto la colonna sonora, che si chiamava, adesso ve lo dico perché non me lo ricordo, Despicable Me. Quella lì me la ricordo, ma questa non mi ricordavo assolutamente. Vabbè, e tra l'altro questa canzone ha anche un altro primato, perché è stato il primo video nella storia della musica a durare 24 ore. È stato girato in 11 giorni. Ma perché è stato registrato in diverse parti del mondo. Esatto, in diverse parti del mondo che riprendono più di 400 persone felici di vivere. E che se la parla? C'è anche sul Ponte Vecchio una esatto, parte. Esatto, c'è gente felice. Sì, ora felice. Sul Ponte Vecchio non si balla più. No, direi di no. No. COVID. Ora sul Ponte Vecchio. No, ma tra l'altro una delle versioni che mi piacciono di più in video è quella girata ad Amsterdam, dove c'è questa ragazza che sicuramente, cioè, sicura, è una ballerina. No, niente, ti sto ascoltando. No, però ho detto una ballerina. Era un di approvazione. Grazie. Che tra l'altro interpreta benissimo da un punto di vista della danza, benissimo la canzone. Chissà come mai ti è rimasta impressa proprio lei ad Amsterdam. Non lo so perché. Eppure ne ha fatte tante. Non mi ricordo chi è. Devo riguardare qualcosa, riguardo quello. Certo, giustamente. Comunque c'è anche un sacco di artisti famosi in realtà nel video di questa canzone, appunto a ballare la loro felicità nelle varie parti del mondo. Tra l'altro mi aggancio perché il 2013 sembra tra l'altro l'anno di fare Williams, perché oltre ad essere un cantante affermato, è anche un grosso produttore discografico, e non a caso il brano che ci ascoltiamo successivamente, quello dei Daft Punk, è stato anche suonato e cantato insieme a Pharrell Williams. I Daft Punk sono un gruppo che era esploso già prima, ma più che altro a livello di musica elettronica. Con l'avvento di questo brano ha cambiato un po' il genere musicale, un brano più armonico, un brano più orecchiabile, meno combattute meno frequenti, insomma un una po' cosa più pop. Esatto, un po' di pop. E è stato prodotto anch'esso da Pharrell Williams. Ci riandiamo ad ascoltare i Daft Punk con Get Lucky. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar. To the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Up all night to get lucky. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all
all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Stoccazzo.it è il tuo shopping online dove potrai trovare tutto ciò che serve in casa e fuori. Fai un giro su Stoccazzo e sicuramente troverai l'occasione per te. Perché? Perché, allora, Dani? Cioè, come perché? Improvvisamente perdere pubblico? Veramente. Cioè, e io capito, ti dico anche sì, mi fido, pensando che tu metta delle cose serie, tu faccia delle cose serie. E invece no. Invece no, è ancora è così. Io non le fumo mai serie, o quasi. Ho capito, ma cos'era non questa cosa? Ma non possiamo neanche opporci. No, certo, e no, tanto comunque se lo, se lo volesse fare lo farebbe lo stesso, quindi. Ma io non ho parole, veramente, cioè che... Capito? Cosa sta succedendo? No, si è grattato un attimo. E si gratta. Brude? No, lui si gratta, dicevo, ecco. A posto, io direi che abbiamo... Si vede che era comunque io volevo dire solo una cosa, la radio. Teoricamente ero io quella che si era fatta lo spritz prima di fare la trasmissione. Com'è che qui sta succedendo alla fine? Scusa, io sono compostissimo. Io ho fatto un birrino solamente alle 4 e basta. Ah, ma beh, per gradire un birrino, una pigiana una di birra. Vabbè, no, una taninna. Ma stasera è festa, dai. Si festeggia, certo, qualcosa, per cui va bene qualsiasi cosa. Poi io me lo sono segnato, ce l'ho scritto qui sulla mano, che il giovedì 4 febbraio, che è il mio compleanno, Daniele mi porta da bere tutto l'Arno. Anche. Ale, e vai. No, l'Arno okay. Magari no, eviterei. No, va bene. Ho un po' inquinatino. Mm. Va bene, va bene. Ma andiamo avanti, se no si fa mica in tempo. No, certo, infatti. Stiamo chiacchierando un po' troppo. Come sempre, poi non mettiamo punte canzoni. Va bene, andiamo avanti con un fantastico duo statunitense, ovvero i Jatty Ronks, composti da Jacob Manninen. Ma io ho una domanda. Ma il babbo c'ha pensieri stasera? Sì, non lo si so. Vede. Come gli sta? No, facendo? Mi chiedevo perché un duo statunitense, questo si chiama Jacob Manninen, che non effettivamente non è tanto, no, statunitense. Che, Jacco, poi Jacco. Si chiama con due A. Jacob Manninen. Comunque, bene. Lui è stato il produttore del brano, mentre il vocalist è Justin Taylor. Questo già mi sembra più americano. Vero, molto, fa molto English. Justin Taylor, si sa proprio di americano. Comunque, non ci perdiamo. No. Nei primi mesi del 2016 in Italia il loro singolo è arrivato al successo, collezionando 18 settimane consecutive di permanenza in top singoli. L'ho detto talmente veloce e talmente bene che non ci credo manco io. Ce l'andiamo a sentire, I See You dei Jatty Ronks. Spinning TV.
never young, my love. I can tell not by the way that you smell, but by the way you move your tongue, my love. Somebody shake me. What can I do? Am I in love with the night? Am I in love with you? Will you take what I've got? Will we die on the spot? Too soon to say, what's your name anyway? You make me make moves. I see you, you know I see you. I break through to get to you. It's so true, it's so true. I see you. I see you. I know that you don't think but to see this through. When you came into focus, how could I? How could I pretend I didn't notice? An incision when you look back, gave me tunnel vision right through the glass. Will you take what I've got? Will we die on the spot? Too soon to say, what's your name anyway? You make me make moves. I see you, you know I see you. I break through to get to you. It's so true, it's so true. I see you. You know that I see you. And you know that time doesn't stay for us to see you this week. I crossed the party line and lost it just to find it. All the people fall upon the beat and get behind it. I want you to myself, can we take this somewhere else? My heart's an open book and you just took it off the shelf. You make me make moves. I see you, you know I see you. I break through to get to you. It's so true, it's so true. I see you. Now that I see you. And you know that you don't have to stay through to see this through. To see this through. I see, see you. You know that I see you. I see you. I see you. I see you. And you know that you don't have to stay through to see this through. Allora, questo duo presunto. Anch'io. Mi vedi? Molto bene. Dicevo, Chiara? Questo duo pseudo statunitense, in realtà è un duo, diciamo che uno fa parte dei paesi del nord Europa e l'altro è americano. È nord europeo? Nord europeo. Quando l'hai scoperto, ora mentre ascoltavamo il cognome, brano? Il cognome è chiaramente del nord Europa, forse. Ma senti, ma lo vogliamo dire? Stasera abbiamo uno special guest. Sì, sì, qui, infatti con noi, è lo special guest che distrae. Non si fa, esatto, non si fa vedere, però, ma c'è. Però c'è, salutiamo la Hami, che è la mia amica, è qui con noi stasera a seguirci in radio. Fa la ragazza immagine. Fa la ragazza immagine, balla con me però a distanza. Quindi non sapete cosa vi perdete. Esatto, esatto, però secondo me per la prossima canzone fa un'incursione, ma perché è troppo bella. Vabbè, gliela facciamo fare volentieri l'incursione. Dunque, perché la prossima canzone? Perché la prossima canzone è un brano scritto, anzi cantato insieme a Britney Spears, che abbiamo presentato in una delle nostre primissime puntate, insieme a Will.i.am, che è tra l'altro il personaggio dei... come si chiamano? Black Eyed Peas. Brava. no, ma in realtà non me lo ricordavo. Per quello te l'ho chiesto. Sì, lo so, lo so. Ecco. Io avevo capito. È se non lo dicevi non se ne accorgeva nessuno, però. Vabbè, un po', meglio essere sinceri. che tra l'altro il personaggio del gruppo che a me piace di più. E che è quello, tra l'altro, che si è dato anche più da fare dopo la divisione del gruppo, perché loro si sono separati e invece lui compare in diversi altri video
E questo brano ha avuto un discreto successo nel 2013, e appunto presentato insieme a Britney Spears. Ce l'andiamo ad ascoltare, si chiama Scream and Shout. Bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We saying oh we oh we oh we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. You are now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo, rock it out, rock it now. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house. Hey, yo, turn it up and gon' turn it down. Here we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club? They looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We saying oh we oh we oh we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. You are now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, ever, 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 ever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We saying oh we oh we oh we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We saying oh we oh we oh we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we are, we are, we are. You are now rocking with Will.i.am in Britney, bitch. Perché Britney perché Beach, finito con questa parolaccia? Ho sì. finito con questa parolaccia perché questo è un campionamento del brano di Britney Spears. Sì. L'ho letto 10 Gimme More, mi dicono dalla regia.
quindi dalla regia che avete visto anche ora, perché ce la siamo ballata. Oh, ma comunque scream and shout vuol dire urla e stai zitto. Sì, che figo, ci ho pensato ora, cioè pure l'avrò sentita mille volte sta canzone. Poi... urla e paetati in fiorentino. No, sì, bellissimo, cioè scream and shout in fiorentino è Bercia. Bellissimo. Continua a fare effetto lo sprint. Cioè, no, giù ben passato. Da come hai detto bellissimo. No, nel senso è una figata, perché lo stavo pensando. Sì. Che abbiamo detto è di Will.i.am, quindi Bercia e Chetati di Io Sarò. Ho detto che continua a fare effetto lo sprint. No, te lo giuro. Ho visto, è giusta come traduzione. Oddio, io muoio. No, ma per quello alle volte è meglio non tradurre certe cose, no? Perché te alle volte lasciano un po' a desiderare. Gna fa stasera. Te la senti di andare avanti? Me la sento perché il pezzo dopo mi piace un sacco. Anche a me. Devo dire che è stato forse nel 2013 uno di quelli che ho visto e ascoltato di più. Ah, non sì? So perché è particolare. Anche il video era particolare. Sì. Allora, nel senso, no, la cosa... Mi piace molto l'arrangiamento. Sì, sì, ti piace molto l'arrangiamento, perché in realtà era una roba che esisteva già, perché è stato un grande plagio. Sì. Quindi, ti piaceva perché effettivamente era una hit del 77, quindi dei tuoi tempi, ovvero, magari. È vero, di Got to Give It Up, di Marvin Gaye. Infatti c'è stata tutta una causa... Marvin? Gaye. Gay. Non nel senso che non era gay. Marvin Gaye. Ok, scusami. Però c'è stata tutta una casa, appunto, una battaglia legale tra la famiglia, appunto, di Marvin Gaye. Tra l'altro grandissimo e, artista Robert Tichy e sempre Farrell, sempre presente nel 2013. Nel 2013 è il suo anno. È come il prezzemolo nel 2013, che solo lui. Era dappertutto. Quindi c'è stata una grande battaglia legale che alla fine hanno perso, perché effettivamente è un po' un plagio di questa canzone del 77. Però è uscita il 26 marzo del 2013, a noi c'è comunque garbato un monte, stiamo parlando di Blurred Lines. Everybody get up. One thing I ask you, let me be
be the one you bet that ass to. Come on, from Malibu to Paribu, yeah, I had a bitch, but she ain't bad at you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's all wholesome and bearable. And 100 years not there without pull up on side, bitch, you pay me back. Nothing like your leg, guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I'm jail watch, hand wait for you to salute what you did pimp. Not many women can refute did pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. Shake it up, get down, get up. Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like work? Hey, yeah, hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending, cause now you winning. Here's our beginning. I always want it up. Allora, Red Lines. Comunque, effettivamente ha un po' la musicalità anni 70, no? Nel senso, non fa sì, tanto sì. 2013. Ma adesso, canzone. Per curiosità, ci siamo anche risentiti Got to, give it up di Marvin Gaye, qualcosina di molto simile. Anche se secondo me c'è plagi peggiori. Comunque, insomma, gli hanno dato 5 milioni di dollari per aver plagiato questa canzone. Bella storia. Probabilmente proprio. Non aveva neanche bisogno, comunque. Esatto, tra l'altro, ma tanto sordi vanno da sordi. E comunque una delle hit più ascoltate nel 2013. Ora mi piace parlare della prossima cantante che mi piace particolarmente perché... Non avevo dubbi. No, ma non come donna, sì, certo. al di là del fatto che è una bella donna. Ah, ecco, ma è un po' una trasformista, una che nei video cambia spesso look, insomma. Ha un modo di presentarsi di volta allora, in volta sempre così, diverso sempre così, molto... sembra che stiamo per parlare non lo so o di Madonna molto intrigante o di Lady Gaga ma non esistono solo Madonna e Lady Gaga al mondo cara figliola sì però Dio ecco. Sembra no trasformista o... no trasformista era un po' come negli anni 60 50 c'erano sì 50 magari no ecco. Negli anni 70 potevano essere i Genesis che si vestivano cambiavano ogni concerto, cambiavano abito, insomma. No, ma vai po'... avanti perché sono curiosa di vedere come te la giochi. Dove vado a parare? Sì. No, questa era solo una parentesi. Perché se voi non lo vedete da casa, ma io lo vedete che è tutto sulla telecamera, no? Praticamente sì. Col faccione. Sì. Perché è seduto su una chiappa sola. In che senso? Sei fisicamente seduto su una chiappa sola e tra l'altro sei con la faccia in faccia alla telecamera. Ma era per guardar meglio la Camilla. Ah, no, pensavo perché come va di moda a farsi selfie su Instagram a mezza faccia. Io? No, per carità, non ci penso neanche. A mezzo comunque, YouTube. Parlavamo per l'appunto di Katy Perry, che nel 2013 però è uscita con due brani che sono stati entrambi molto famosi, due successi. Ovviamente questo era un po' più carino da un punto di vista, ma anche quell'altro, devo dire, non mi dispiaceva. Qual era l'altro? Anna di con una cosa del genere. Non dico nessuno, non mi viene. In questi casi si dice non me lo ricordo. Non me lo ricordo, ecco. Ma era un modo come un altro per dire non me lo ricordo. Ok, ecco. Manco io. Invece questo roar, che è il ruggito tipico non del leone bensì dell'orso in questo caso, è stato un successo nel 2013 ed ha raggiunto una delle classifiche che mi appassionano di più, la Billboard Hot 100. È stata presente la sempre presente io la chiamo 100. 100 la chiamo 100 mi piace di più invece come dice la chicca Billboard Hot 100 oh my god insomma detto in italiano così la Billboard Hot 100 raggiunge la vetta nelle classifiche pop song ed è uno dei video più guardati e più tra l'altro ha venduto tantissime copie no? Questa volta non è che abbia avuto tantissime visualizzazioni è ma vero, è riuscita anche a copie. Vendere
diverse, circa 600.000 copie. 15 milioni. Sì, io parlavo dei primi giorni. Okay. Comunque, ce l'andiamo ad ascoltare. È stata anche sigla dei Giochi Olimpici. Lei si chiama Katy Perry, il brano Roar. Senti che robina, eh? La sentivi tutti gli animali della foresta? Ma infatti, arrivano, ecco. Ah, c'è un altro. Questo era rimasto indietro. No, questo lo stava inseguendo qualcuno, sicuramente. È come mi è venuto in mente, la scena fotonica di Jumanji, quando passa tutti gli animali e per ultimo cos'è che rimane indietro? Un animale? Uno che passa, una scimmietta. Niente, mi è venuta voglia di vedere Jumanji. Che sembra un po' il 2020. Vabbè, comunque, a parte questo, ci siamo sentiti Katy Perry. Non sai Katy Perry. Brava, la prossima artista è sempre una Wonder Woman. Sì. Una Wonder Woman che nessuno ci credeva, ragazzi, perché lei all'epoca, io me la ricordo molto bene, perché io guardavo... Meglio di te.
No, Papi, no, no, te non te la ricordi bene, perché come io guardavo da bimba. Ho visto il video 200 volte. Ok, ma guardavo da piccola, non neanche troppo, verso i 12-13 anni, Hannah Montana. Sì, ma mi ricordo anche Hannah Montana. Hannah Montana, il che era di Hannah Montana. Un telefilm incredibile, bellissimo, da qui Hannah. È nata questa cantante che poi in realtà è diventata una grande artista. Lo dico, non lo credo tantissimo, però lo dico. Dici, Daniele, no. Lo so che dici. Comunicazione di servizio. Riccardo Federico Pimpini è fuori dalla porta. Appena metto il pezzo ti vengo ad aprire come una cozza, tacci tua. Riccardo, dai, ci metto un secondo e poi ti veniamo ad aprire. Solo se però hai portato un altro pandorino di bufala, se no non ti apro. Ci siamo capiti io e Riccardo. E, insomma, quindi dopo Hannah Montana, appunto, è venuto fuori questa grande artista che è Miley Cyrus. Questo è l'unico brano un pochino più spento, tra virgolette, che abbiamo scelto stasera, ma per il semplice fatto che nel 2013 ha fatto un successo allucinante, più che altro per il video. Per lei, esatto, per questo video di lei che vagava su questa palla da demolizioni, vestita soltanto no, di un completino. Direi. Sì, vabbè, vestita di un completino vestita. Bianco e delle fantastiche Dottor Martins. Siccome non vogliamo far morire Riccardo di freddo, ce lo andiamo a sentire. Breaking Balls, Miley Cyrus. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and swore. Left me crouching in a blazing fog. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. And instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. Guess I should have let you in. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. You ever did was wreck me. Yeah, you
prova che due Breaking Ball che ci ha fatto Miley Cyrus. No, si diceva appunto che il video è stato anche censurato successivamente per... Comunque, non capisco perché, sinceramente. Comunque, però in realtà 24 in realtà è stato uno dei video che ha avuto più visualizzazioni al mondo. Nel giro di 24 ore ben 19,3 milioni di volte è stato visto. Non c'è male. Arrivando c'è ad male. Essere il videoclip più visto in 24 ore sul canale. Tra l'altro la Cyrus Bevo. L'abbiamo messa anche la settimana scorsa e devo dire che penso non è niente male. Che cosa? Non abbiamo, si è messa anche la settimana scorsa Miley Cyrus, no, ma secondo me sì. No, se no avrei detto di Anna Montana la scorsa settimana, non l'ho detto, quindi non l'abbiamo messa. Ma secondo me sì, comunque va bene. No, ricontrollerò la scaletta di giovedì scorso, ma lo diciamo giovedì prossimo magari. E dopo Anna Montana, dopo Miley Cyrus, passiamo a un'altra donna che nel 2013 ha avuto un discreto successo. Il brano pubblicato 5 luglio 2013 come primo estratto del secondo album in studio. È stato un successo mondiale anche questo, ha venduto circa 120.000 copie solo nella sua prima settimana. Senti, come se partire la 5 copie? Hai detto 120.000 copie proprio in fiorentino? Sì. Sì, sì, ma tantissimo, Sì? Sì, sì, te partire a bestia, vai. Okay. Puoi continuare. Ma è possibile. Comunque ha venduto quasi 120.000 copie nella prima settimana di pubblicazione e secondo me questo rimane uno dei brani più belli, ce ne sono un'infinità, ma rimane, diciamo, fra quelli cantati dalle donne, uno dei brani più belli del 2013. Piace molto, ha un suo perché e quindi ce l'ascoltiamo. Perché piglia fuoco, secondo esatto. me. Esatto. Come si chiama? Così, come ha detto Daniele. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. We don't wanna leave. No, we just wanna be right now. Right, right, right now. And what we see is everybody's on the floor acting crazy, getting loco till the lights out. Music so I'm waking up. We stop the fire and we stop the love. And we're sober now. We got the love. There's no sleeping now. No sleeping now. Sleep when the lights turn down. They don't know what they heard. Shut the match, pray it down. Giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. When the lights turn down, they don't know what they heard. So the lights play it out, giving love to the world. We're gonna let it burn. We can light it up, 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 so they can't put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can't put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can't put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can't put it out, out, out. When your lights turn it down, they don't know what they heard. Strike the march, pray it loud. Giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, burn.
fight, cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we gonna let it burn. Dieci, è finita. No, allora prima. Non è vero, sono sbagliato. Si sa contare prima. All'incoverchio, papà. All'incoverchio. Comunque, dopo alcuni scambi di opinioni in famiglia, sì, avete visto, siamo picchiati. Papà, siamo arrivati. La tentazione è grande. Va bene. No, non dico niente. Va bene. Non dico niente. Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Vabbè. Allora, siamo arrivati alla fine anche oggi con un sommo dispiacere. Va bene. Dovevamo dire un sacco di cose importanti, lo sai, le dico tipo? Io, tanto dille. Vero, tanto sì, vero. Sì. Questo tocca a me. Allora, vi ricordiamo che ci potete ascoltare in replica domani alle ore 15 su www.florenceinternationalradio.com, che noi ci vediamo giovedì prossimo con Correvalanno, Riccardo, che anno correrà giovedì prossimo? 2016. No, già fatto. Cambia 2018, non me lo ricordo se è fatto. 2012. Fatto, porca miseria. più indietro. 2001. Correva l'anno 2001 giovedì prossimo, e questo non me lo ricordo se si è fatto. Mi sembra di no. Va bene, però guarderemo, controlleremo. Ok. E lanceremo una nuova rubrichetta giovedì prossimo, sì, ma non vi anticipiamo niente, ve la faremo sentire. Ringraziamo come sempre Daniele Bronzi in regia. Daniele, saluta pure. Ciao. Grazie. Ciao a tutti. Ringraziamo il fantastico Alessandro che ci segue sempre. Daniele, ci leggi tutti i tuoi commenti e noi ti ringraziamo sempre tantissimo. Ringraziamo la Cami che è stata qui con noi a farci compagnia stasera. Dovevamo vederla di più però, la Camilla. È vero, si è fatta vedere un po' poco. Questo, troppo poco. Molto, molto male. E poi dobbiamo dire che niente, vi ringraziamo tutti, che vi amiamo tutti tantissimo, che vi salutiamo con un bel brano di quelli che spingono. Mi sembra di ricordare, ma non ne sono convintissima. Abbastanza. Sì. Molto bene. Sempre ovviamente del 2013. Stiamo parlando di Pompei, del gruppo britannico Bastille. Noi ci vediamo giovedì prossimo. E salutiamo tutti. Ciao! I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Caught up and lost in all of our vices. In your poses, the dust settled around us, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Do we?
where do we begin? The rubble or our sins? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?